e benvenuti a questa nuova edizione del notiziario web delle diocesi di Tivoli e di Palestrina. Apriamo l'edizione di oggi con l'incontro del Vescovo Mauro con gli insegnanti di religione cattolica all'apertura dell'anno scolastico 2022-2023. Abbiamo ascoltato le parole del Vescovo sul prossimo anno pastorale. Stasera vorrei sottolineare e chiedervi di aderire ad alcune proposte che come insegnanti inviati nel mondo della scuola e quindi dei giovani da parte della Chiesa non sono deferibili né nel tempo né ad altri soggetti. Innanzitutto vorrei confermare la necessità che gli insegnanti di religione si sentano comunità nella Chiesa particolare, così come vi chiedo di collaborare prestando il massimo dell'attenzione e favorendo la partecipazione dei vostri alunni con voi alle iniziative della diocesi. Sentiamo ancora la necessità di rimanere in ascolto per un ulteriore anno, soprattutto dei vostri ambienti, degli ambienti apparentemente lontani, e dove anche personalmente vorrei entrare quest'anno per ascoltare. Qui ripartiremo da questo incontro pieni delle parole del Vescovo e di tante attività che ci aspettano per un anno, spero per tutti voi, fantastico. Un anno pieno di cose belle che auguro prima di tutto agli studenti e poi alle famiglie e agli insegnanti. Buon anno a tutti! Ascoltiamo cosa il Vescovo ha voluto dirci sulle linee guida che ispirano il percorso di questo secondo anno di cammino sinodale nelle nostre diocesi. Sarà ancora un cammino di ascolto che parte dalla sintesi delle varie diocesi d'Italia dopo il primo anno di ascolto. Cosa si propone in questo ascolto? Un documento che si intitola I cantieri di Betania, dove vengono proposti 4 cantieri. Il primo cantiere è quello della strada e del villaggio, cioè provare ad ascoltare chi vive la città, chi vive nelle nostre realtà quotidiane. L'altro cantiere è quello dell'ospitalità e della casa per diventare sempre più comunità accoglienti. E poi ancora il cantiere della diaconia e del servizio. Poi c'è un quarto cantiere dove da una parte rifletteremo con il clero su una parola importantissima, che è quella della corresponsabilità con se stessi, con Dio che ci ha chiamati a una vocazione particolare e con gli altri, dove tutti battezzati si sentono corresponsabili della vita della Chiesa. Rivedremo l'iniziazione cristiana e da ultimo il cantiere che andrà a visitare e a ridisegnare gli itinerari catecumenali di preparazione alla celebrazione del sacramento del matrimonio. E insieme a tutto questo, il prossimo anno cercheremo anche di fare nostro il libro dell'Apocalisse, di rilanciare la scuola di teologia per i laici e di celebrare il 60° del Concilio Vaticano II, perché senza conoscere questo grande patrimonio è difficile parlare anche di rinnovamento nella Chiesa corresponsabile di questa epoca cambiata. E da San Vittorino ci spostiamo a San Giovanni Rotondo, dove il Vescovo il 22 e il 23 agosto ha preso parte al quarto capitolo generale delle Suore Apostoli di Gesù Crocifisso, dal tema Mi stai a cuore. Presenti anche nella diocesi palestrina, le suore sono state chiamate ad eleggere il nuovo governo direttivo. Hanno riconfermato Madre Generale Madre Maria Saveria Palmisano e votato vicaria Suor Maria Alessia Pantaleo, in servizio nella nostra diocesi prenestina. Cambiamo pagina e parliamo ora della preghiera per la pace, che si celebrerà anche nelle nostre diocesi nel pomeriggio del 14 settembre. In comunione con il Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, infatti, la CEI propone di unirsi con l'adorazione eucaristica all'invocazione del dono della pace. Ritengo che anche la nostra Chiesa diocesana aderisca a tale iniziativa, quanto mai opportuna, e pertanto chiedo a tutte le comunità di unirsi, il 14 settembre pomeriggio, a questa preghiera, per la quale l'ufficio liturgico della CEI ha predisposto uno schema. Lo schema di preghiera e la lettera del Vescovo per l'occasione sono reperibili sul sito diocesano. Passiamo ora, più nel dettaglio, alle iniziative nelle nostre realtà territoriali. Domenica 28 agosto, festa della Madonna della Mentorella, Madre delle Grazie, il Vescovo Mauro si è recato presso il santuario tenuto dai padri resurrezionisti per presiedere la solenne messa. Perché Maria la chiamiamo Madre della Grazia? Perché nell'umiltà si è aperta al Signore, che Dio sceglie per diventare la madre del suo figlio. Lei che cosa fa? Da sola disponibilità. Voi che celebrate con fede la festa della Madre delle Grazie e della Mentorella, conceda il Signore
la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. A San Paolo dei Cavalieri, presso la parrocchia di San Nicola di Bari, sabato 27 agosto si è conclusa con la benedizione dei portatori dell'effigie di Maria e la processione solenne, la festa patronale della Madonna del Buon Consiglio. Parliamo ancora della Madonna del Buon Consiglio. Presso il santuario di Genazzano, infatti, dal 4 al 6 settembre si terrà il triduo di preparazione alla festa della Natività di Maria. Domenica 4 settembre celebrerà i suoi 40 anni di sacerdozio il rettore padre Ludovico Centra. Il 7, vigilia della festa, il vescovo Armeggiani presiderà la celebrazione eucaristica e la processione. L'8, giorno della solennità, alle ore 11, presiderà la messa il generale degli Agostiniani, padre Giustino Casciano. Alle ore 18, il pontificale sarà presieduto da Monsignor Giuseppe Mani, arcivescovo emerito di Cagliari. Il 9 settembre, dopo la messa di ringraziamento alle ore 11, chiuderà i festeggiamenti della Natività di Maria, la supplica alle ore 12. A Cineto Romano, il 29 agosto, si è celebrato il santo patrono San Giovanni Battista, con i tradizionali festeggiamenti, la solenne processione per le vie del paese e la santa messa presieduta dal vescovo Mauro. Oggi rendiamo grazie a Dio per San Giovanni Battista, un uomo che è stato fedele alla sua missione e che pur soffrendo tentazioni, prove, non ha mai tradito la sua vocazione. Sapeva che la sua missione era solo quella di preparare la strada al Messia che veniva nel mondo, di annunciare che Dio in Gesù si è fatto prossimo all'uomo. Vediamo adesso l'Unitalsi. Dopo il soggiorno al mare ed il pellegrinaggio di agosto a Lourdes, la sottosezione di Palestrina annuncia il prossimo viaggio presso il santuario Mariano e la grotta di Bernadette dal 20 al 26 ottobre in treno e dal 21 al 25 ottobre in aereo. I posti a disposizione sono limitati, per cui chi fosse interessato si affretti a prenotare. Nel centenario della nascita del servo di Dio, Don Luigi Giussani, il Movimento Comunione e Liberazione della Diocesi di Palestrina annuncia il programma delle celebrazioni Dalla mia vita alla vostra, in calendario i prossimi 10 e 11 settembre, presso il Santuario della Mentorella e a San Vito Romano. Un annuncio ora dall'Ufficio Liturgico Nazionale. Sono aperte le iscrizioni alla 16ª edizione del corso di musica liturgica online. Il termine ultimo per le iscrizioni sarà il 14 ottobre 2022. Il corso avrà inizio il 7 novembre ed è rivolto a tutti gli animatori musicali della liturgia che operano nelle comunità parrocchiali. Sul sito www.chiesacattolica.it il link per l'iscrizione. Adesso uno sguardo alla Chiesa Universale con il messaggio di Papa Francesco che chiede che sia abolita in ogni paese del mondo la pena di morte. Siempre, en toda condena, debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza. Por otro lado, moralmente, la pena de muerte es inadecuada. Destruye el don más importante que hemos recibido, la vida. Y a la luz del Evangelio, la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento no matarás se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. In conclusione di puntata diamo uno sguardo agli appuntamenti nell'agenda del Vescovo. Lunedì 5 settembre alle ore 8:30 è un'uscita presso le monache benedettine di Subiago per una giornata di spiritualità e fraternità con i seminaristi delle diocesi di Tivoli e di Palestrina. Mercoledì 7 settembre alle ore 18 presso il santuario della Madonna del Buon Consiglio in Genazzano celebra la messa dopo i primi vespri della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Giovedì 8 settembre alle ore 17:30 presso il santuario della Madonna di Quintigliolo in Tivoli guida la preghiera del Santo Rosario, celebra la messa nella festa della Natività della Beata Vergine Maria e benedice la città di Tivoli. Sabato 10 settembre alle ore 12 presso il santuario della Madonna delle Grazie della Mentorella celebra la messa nel centenario della nascita di Monsignor Luigi Guissani, fondatore di Comunione e Liberazione. Lo stesso giorno alle ore 18 presso la parrocchia di San Francesco Saverio in Carchitti conferisce il sacramento della Cresima. Domenica 11 settembre alle ore 11 a Pozzaglia Sabina celebra la Santa Messa in occasione della festa popolare di Sant'Agostina Pietrantoni e guida la processione per le vie del paese.
Nell'occasione presenta il nuovo amministratore parrocchiale di Pozzaglia Sabina e Montorio in Valle, Don Daniele Maggini. Lo stesso giorno, alle ore 18, presso la parrocchia dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria in licenza, conferisce il sacramento della Cresima. Anche per questa puntata è tutto. Grazie per averci seguito e ci vediamo direttamente sabato prossimo. Ciao!